Mr. Helmet, EICMA, siamo da Bitubo, finalmente una presenza più che gradevole dopo ore e ore di microfono con me. Giorgia Mardollo è la responsabile commerciale e marketing di Bitubo e una donna ci parla, una donna che è nelle corse da sempre, da prima che nascesse forse. Io sono nata in mezzo alle molle anteriori e a quelle posteriori. Ok, una cosa non è un po' strana da dire, però va bene, lei è contenta, l'ha detto lei, è la donna delle corse e ci parla dei risultati eccezionali di Bitubo. Io volevo farlo tecnicamente però, non fare la marchetta di che avete vinto tutti i mondiali, le cose. Voglio che tu mi dica veramente da ammortizzatore di risterzo a cartuccia, a forcella, a mono, quali sono le novità, cioè quali sono le cose Bitubo che abbiamo fatto vincere. Diciamo che per prima in assoluto abbiamo la cartuccia che ha un brevetto, due brevetti, il full pressure system che ha la possibilità di avere la regolazione sui tappi e quindi esclude la regolazione nella parte inferiore della forcella e dà la possibilità anche al pilota, volendo in griglia, di poter dare qualche click durante, prima della partenza. Perfetto. Poi, ammortizzatore di sterzo. Ammortizzatore di sterzo regressivo e a smorzamento, 18 click. L'abbiamo entrambi utilizzati sulla moto di Sam Loves, che ha vinto il mondiale Supersport. Molto bene. E ci hanno dato anche molte soddisfazioni nel campionato tedesco, inglese con la forcella completa, che ha lo stesso sistema della cartuccia interna. E per quanto riguarda il mono posteriore, abbiamo le due versioni, uno col precarico pneumatico che l'abbiamo utilizzato per la prima volta nel mondiale MotoGP Moto2 con Gresini, e mentre questo è il mono con il precarico idraulico, regolazione in doppia compressione, estensione, interasse, e anche quello ci ha dato la possibilità di vincere il mondiale Supersport. Io sono preoccupato che una donna parli così bene tecnicamente di cose legate alle moto. Mi dici perché nel racing, con tutte le aziende giapponesi e europee che sappiamo, si dovrebbe comprare Bitubo? Così sono curioso. Io credo che sia un pacchetto nostro di sospensione tecnica, ma anche e soprattutto dove ho creato una squadra, uno staff che ha una preparazione notevole, soprattutto nella parte tecnica, ma curiamo anche la parte di relazione con il pilota. Perciò non gli diamo uno stress o cerchiamo di rassicurarlo e di catturare tutte le sue impressioni, di quello che lancia il casco quando entra nel box, okay, a quello che si siede tranquillamente e ti guarda negli occhi. Va bene, oh, guarda, se il commerciale, che di solito non dovrebbe essere tecnico, è così tecnico, sui tecnici sono tranquillo. Noi adesso facciamo un buco tipo nella ripresa così, perché andiamo dall'altra parte dello stand che c'è un'altra cosa. Perfetto. Giorgia, noi siamo qui perché la novità per Bitubo è anche Caffè Racer. Io ho la moto sportiva, ma ho anche una moto cruiser e tu sai qual è. E è importante perché adesso anche i caffè racerist, vabbè, quelli con le moto classiche hanno esigenza di far andare le moto con le sospensioni, soprattutto se vanno veramente a lavorare su moto molto vecchie che per quanto riguarda le sospensioni erano insoddisfacenti. Una volta non si pensava a niente, poi hanno iniziato a voler anche frenare, adesso i motociclisti hanno capito che anche con le sospensioni si guida meglio. Voi avete delle novità oltre alle cose tradizionali? Assolutamente, partiamo da un ammortizzatore che ha il precarico e l'estensione e come optional ha i coprimolla, che è sempre una pila interessante per gli harleyisti e i caffè racer. Passiamo a una coppia molto più evoluta con la vaschetta per la compressione, l'estensione e anche qui il precarico molla con la ghiera. È un ammortizzatore che sta veramente prendendo appeal nel mercato. Però abbiamo fatto un'analisi, abbiamo soddisfatto le richieste dei nostri clienti più affezionati e abbiamo fatto le nuove coppie con gli attacchi di colore nero, che sicuramente è uno style che sta prendendo piede e noi ci stiamo adeguando alle loro necessità. Il casino delle sospensioni di Caffè Racer tanto non è tanto quello di farle funzionare, perché tanto il prodotto è già tecnico, quindi dal punto di vista della performance problemi non ce ne sono. Il problema è indovinare il trend del momento e dell'anno prossimo, perché quando tu produci ovviamente... Quindi
voi cosa fate? Guardate cataloghi interminabili di Caferese per vedere cosa fanno? Riviste, specialisti, li contattiamo, li chiamiamo, cerchiamo di capire se quello che noi stiamo offrendo è la soluzione migliore, non solo dal punto di vista tecnico, che sicuramente è il nostro pane, però anche dal punto di vista delle colorazioni, ed ecco perché hanno scelto una donna. Esatto, allora noi con Giorgia Madora ti salutiamo, ti ringraziamo. L'unica cosa che ti voglio dire, se come consigli tecnici non ve ne posso dare molti, sicuramente non seguite quelle di fashion, perché con me non andate da nessuna parte. Per cui se io un giorno mi dovessi trovare a darti un consiglio, tu fai finta di niente. Va bene, quelli che entrano di qui escono di là. Dimmi di sì e basta. Ciao. Ciao.